Daniele Marinelli, allenatore della Maceratese, una bella partita, una bella sgambatura, una bella occasione di allenamento col Montefano. Sì, sono occasioni importanti queste per far giocare i ragazzi, una squadra tutta nuova la nostra, quindi è importante per trovare il ritmo partita e i meccanismi giusti per il campionato poi. Poi con una squadra di categoria superiore, ma il confronto è stato buono. Sì, calcio d'agosto, insomma, i ritmi non sono quelli ancora campionato, ci sono gli affaticamenti che derivano dal lavoro, quindi è normale che magari le squadre categoria superiore e categoria inferiore si equivalgano. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, si sono applicati, siamo sulla strada giusta e li ringrazio perché i ragazzi veramente sono messi a disposizione al 100%. Stiamo costruendo, quindi c'è da costruire ancora per, come dicevo prima, per inizio del campionato. Ecco, nel giro di pochi giorni, un primo confronto con Filottrano, oggi Montefano, notato qualche cambiamento in positivo? Sì, chiaramente ogni allenatore chiede delle cose, la squadra ha una sede di calcio. Ho notato che i ragazzi stanno assorbendo quello che è l'idea dell'allenatore di quest'anno, quindi l'idea che mettiamo in campo tutti gli allenamenti. Non è semplice perché si richiede uno sforzo fisico anche notevole, un certo tipo di gestione della palla, però lo stanno facendo bene e siamo sulla strada giusta. Roman Ciorlopisciuk, la nuova punta della Maceratese, e oggi hai fatto il tuo primo gol in maglia biancorossa, una bellissima punizione. Sì, sono il mio primo gol con la maglia maceratese, sono molto contento. Quindi sono eventi di miglioramento del nostro affiatamento. Sì, stiamo lavorando, ovviamente ci vuole del tempo, piano piano, però oggi abbiamo fatto vedere che stiamo lavorando bene e adesso ci alleniamo piano piano e vediamo se arriveranno i risultati. Ci si aspetta molto da te, stai trovando la giusta omogeneità con gli altri giocatori della Maceratese? Sì, io mi trovo bene con tutti quanti, mi trovo bene con gli attaccanti e spero ecco, di fare tanti gol e di farne fare altrettanti. Cioè, l'allenatore Marinelli vi chiede anche molto impegno fisico, trovate beneficio? Sì, il mister ci chiede tanto e noi dobbiamo dare tanto per il mister, per questa maglia, e dobbiamo dare sempre tutto, sempre il massimo. Roberto Lattanzi, amichevole con la Maceratese, un 1-1 anche con un bel gioco, e un commento? Ma insomma, questo periodo del bel gioco è molto difficile trovarlo perché è chiaro, i carichi di lavoro sono veramente tanti, grossi, e quindi si fa fatica. Poi oggi c'era anche molta umidità, era caldo, insomma i ragazzi si vedevano che erano un passo diverso sia noi che loro, però è venuta fuori una buona partita, un buon allenamento anche da parte nostra. Abbiamo fatto delle cose buone, soprattutto nella seconda parte. Nella prima parte abbiamo sbagliato un po', eravamo un pochino contratti, un po' appesantiti, poi al secondo tempo ci siamo un po' diciamo allargati meglio sul campo, abbiamo creato qualcosina in più, abbiamo sbagliato qualche gol, quindi siamo stati più propositivi e mi sono piaciuti di più, però questo è normale in questo periodo, e quindi abbiamo secondo me fatto comunque un buon test che ci serve per il proseguo, insomma, del campionato. Salvatore Mastronunzio, il nuovo grande acquisto del Montefano, una partita con la Maceratese che è servita un po' per un buon allenamento, come ti sei trovato? Ma io mi trovo benissimo dal primo giorno che sono arrivato, poi è normale che c'è da lavorare perché siamo ancora all'inizio, però tutto sommato oggi abbiamo fatto una buona gara, dai. Loro sono un'ottima squadra che secondo me vinceranno il campionato di promozione. Tutti si domandano Mastronunzio a Montefano, sei veramente la star di questa squadra e incontrerai in campionato ancora. Vabbè, Mastronunzio ormai è da due settimane che è a Montefano, quindi ormai insomma, è passato un po' di tempo. Contro l'Ancona sicuramente sarà una partita speciale, però io ora
sono qui al Montefano, quindi spero di fare bene qui con questa squadra. È una squadra, è una società di cui tutti parlano bene, è veramente un buon ambiente. Sì, sì, è veramente una famiglia, quindi si sta benissimo, i ragazzi mi hanno accolto benissimo, quindi il mister è una bellissima persona, il presidente, tutti quanti. Quindi per adesso tutto bene, ora come detto prima c'è da lavorare, c'è da prendere la condizione e queste partite fanno sì per mettere minutaggio nelle gambe.